Terme, località Pieve Anievole, sul campo di tiro a volo di Montecatini in provincia di Pistoia, tra qualche istante la finale del campionato italiano di skit. Un saluto da parte di Davide Novelli che vi parla e Sabatino Durante. Siamo pronti, Davide. Allora, la finale di questo campionato italiano, ultimo appuntamento in terra italiana per quanto riguarda il tiro al piattello, stagione 2010-2011, vede sei tiratori che sono Maurizio Carrara, Andrea Filippetti, Cristian Leuteri, Valerio Lucchini, Angelo Moscariello e Giancarlo Tazza. Punteggi 122 per Tazza, Moscariello e Lucchini, 121 per Eleuteri, Filippetti, e 119 allo spareggio con Michele Bertossi per Maurizio Carrara, che è di Firenze ma in realtà risiede ormai da diversi anni a Pistoia. Una finale particolarmente interessante dove però manca certamente Ennio Falco, che è l'icona dello skit maschile nazionale ormai da quasi un ventennio. Ennio si è fermato a 118 in ottava posizione. Mancano poi in questa finale altri grandi interpreti di questa disciplina, non ultimo, anzi per primo, visto che è un campione italiano, il detentore Luigi Agostino Lodde, con 116 si è fermato davvero molto molto lontano. Perché? Perché è una stagione difficile, faticosa, e lui, prima della batteria conclusiva, ci raccontava proprio delle sue difficoltà, non ce la faceva davvero più il giovane biologo di Sassari. Ebbene, siamo alle prime operazioni di sfocatura dal pool e andiamo a vedere i dettagli di questi punteggi. Giancarlo Tazza, Angelo Moscariello e Valerio Lucchini sono a 122 in testa, hanno realizzato un 25 Tazza alla seconda batteria e un 25 all'ultima, come anche Moscariello un 25 alla prima e all'ultima. Un 25 Valerio Lucchini l'ha realizzato in terza batteria. È una finale particolarmente difficile da interpretare da parte nostra. Perché? Perché al di là del pareggio di Tazza, Moscariello e Lucchini, bisogna dire che sia Eleuteri che Filippetti sono lì a 121 a un piattello di differenza e hanno le carte in regola per poter farsi sotto. Questo almeno è il mio giudizio, non so cosa ne pensa Sabatino Durante. Ma credo che, tolto Intanto Carrara, è sì, iniziata è iniziato intanto. Carrara con un fumetto, diciamo così, sul pool, sull'uno pool. Adesso è il doppietto, dico, eccetto Carrara, che davvero ha un compito difficilissimo, no? Gli altri possono vincere tutti: Andrea Filippetti, Eleuteri, Lucchini, Moscariello, Tazza. Tra l'altro, questi sei, nessuno ha vinto il campionato italiano, quindi il primo che si laurea il campione italiano sarà veramente una primizia. Per lui, certo, manca Falco, ne ha 27 di titoli italiani. Falco ha altro per la testa, probabilmente. E così come Lodde, bisogna dire che ha iniziato a sparare con un nuovo fucile da un mese, grosso modo, e quindi non ha ancora questa simbiosi con il fucile. E quindi probabilmente è anche questo. E poi, soprattutto, i due hanno nella testa probabilmente l'impegno di Londra, no? Perché sembrano loro due i papabili per Londra. Ecco, sono curioso di vedere invece Cristian Leuteri, un giovane di grande valore che un pochino si è perso. Oggi, dopo tanto tempo, lo rivediamo in una finale importante. Eccolo qui. Cisterna di Latina, esercito 28 anni, allenato da Sergio Forlano, il coach proprio dell'esercito, una vittoria in Coppa del Mondo a New Delhi, con il record juniores di 148 la realizzò nel 2003 e poi da elite un argento in Coppa del Mondo nel 2005 a Changwon. Adesso siamo su Andrea Filippetti. No, su E Valerio su Lucchini. Valerio Lucchini, romano, carabiniere di 28 anni, faceva parte del club Pisana, allenato da Gino Corrado, due bronzi in Coppa del Mondo nel 2008 e due europei, quello di Lonato nel 2002 e a Brno, nella Repubblica Ceca nel 2003. Però qui abbiamo dei giovani, Questo è Lucchini, Moscariello. sì, questo è Moscariello, un giovane, diciamo,
è un astro nascente, si parla 21 anni di lui. Atripalda, Avellino. Ecco. È iniziato nel 2005 al diploma di perito elettronico, bronzo juniores ai mondiali di Maribor nel 2009, bronzo anche all'europeo di Kazan, sempre juniores, nel 2010. È la prima finale tra gli elite, almeno prima finale importante. Anche Tazza, un ragazzo di cui si è parlato, si parla benissimo. Il problema nel tiro a volo non è fare bene una gara, due gare. Tu puoi anche vincere un titolo mondiale, una medaglia olimpica e poi magari scomparire. Ci sono stati di questi carneadi. L'importante nel tiro a volo è vincere nel tempo. Magari poi vincere un titolo sarà difficile, come Falco. Non ha mai vinto il titolo mondiale, ma Falco ha vinto tutto il resto. E quindi è meglio così che aver vinto un titolo mondiale e scomparire. Quindi per questi giovani è importante poi dare una sequenza nel tempo, nei risultati. È vero, non ha mai vinto un titolo mondiale, ma ha 8 podi mondiali. Sì, e 3 argenti. Di cui 3 argenti, quindi l'ultimo l'ha sfiorato proprio a Monaco lo scorso anno, in uno spareggio drammatico. Adesso siamo già in seconda pedana, una seconda pedana che è soltanto preludio alle difficoltà che verranno nello skit in questa disciplina che, lo ricordiamo, ha 8 posizioni di tiro, 7 sono scavate su una mezzaluna che cambia necessariamente l'angolatura e la distanza con i due piattelli, pull e mark, che seguono in modo longitudinale la linea di fossa olimpica. Ma soprattutto è soltanto l'inizio di una grande fatica. Il tiro al piattello è faticoso perché si arriva in finale dopo tante serie di qualifica in appena 48 ore. Non è tanto il peso del fucile, circa 4 kg, che comunque nel tempo diventano di più. È proprio la grande tensione che ha in seno questa disciplina sportiva. C'è lo sforzo fisico, Davide, perché sparare in due giorni con condizioni di tempo anche difficili come ci sono stati in questi giorni a Montecatino, caldo, umidità, e lo sforzo fisico c'è, certo, però la cosa essenziale che lo caratterizza è lo stress, le motivazioni che bisogna cercare nel giro di due giorni, non è facile. Intanto ricordiamo, per quanti non avessero seguito la finale femminile, la vittoria è andata a Chiara Cainero, la campionessa olimpica in carica. Ha vinto questo bellissimo titolo tricolore in una stagione che dovrà portarla al meglio delle condizioni all'Olimpiade di Londra il prossimo anno. L'argento è andato a Katiuscia Spada con un piattello solo di ritardo, il bronzo a Diana Bacosi. Beh, sicuramente le migliori tiratrici del momento. Fermo restando che la Scocchetti è davvero molto molto vicina a queste tiratrici. Simone Scocchetti era la detentrice del titolo italiano, si è qualificata per la finale, questo è già un ottimo risultato, non è riuscita però a salire sul podio per un doppio errore nella quinta. Intanto Muscariello in seconda a segno. Per quanto riguarda Muscariello, abbiamo detto, è di Atripalda, in provincia di Avellino. E mentre adesso clicchiamo su Giancarlo Tazza, di Maddaloni, in provincia di Caserta, 23 anni, allenato da Giampiero Malasumma, fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. Beh, non è un caso che questi grandi tiratori, molti sono di quella zona di competenza di Malasumma, ma soprattutto dove c'è un mito del tiro a volo mondiale che è Ennio Falco. Terza pedana, di Capua, Ennio Falco è di Capua. Eccolo qui, sempre Carrara che inizia. Qui le difficoltà cominciano davvero a aumentare. Potremmo cominciare a vedere qualche zero. Per tutti ovviamente è una grande soddisfazione effettuare questa finale del campionato italiano. Lo sarà per chi vince, una soddisfazione importantissima, perché come diceva e ricordava Sabatino Durante, intanto è stato un errore per Carrara. L'hai chiamato e non farlo più. Ma forse ci capisco un pochino. Sì, sì, non farlo però, perché poi la distinzione tra la sapienza tecnica e la malasorte che qualcuno potrebbe attribuirti, insomma, è labile. Stavamo dicendo di... Eccolo qua.
eccolo qua il secondo errore per Filippetti. Vedi, lui è uno di quei tiratori che sempre, un po' come Chomin, lui ha quel modo di sparare come Chomin, che conosciamo, no? Grande campione russo, assicura molto, e si è assicurato talmente tanto che il cartello gli ha detto ciao, mi hai assicurato. Stavamo parlando di Carrara, appunto. Carrara si è qualificato allo spareggio alle spese di Michele Bertossi, certamente più esperto di lui, e quindi per Carrara l'obiettivo è fare benissimo. Probabilmente non riuscirà a raggiungere il podio perché si trova a 119, questo si, o meglio si trovava a 119, adesso questo errore lo relega ancora di più in sesta posizione. Ma per un tiratore un'occasione del genere non va persa. Valerio Lucchini intanto, il carabiniere. Vedi, lui ha un modo di sparare sempre molto rapido. Molto rapido, molto incisivo, però sul marco, giustamente, perché ha fatto anche un po' di bizze il marco anche nel femminile, ha avuto l'accortezza di dire ce lo assicuriamo un attimino, siamo tranquilli. Moscariello. Anche lui fiamme oro. I corpi militari che hanno la maggior parte dei tiratori sono proprio fiamme oro, poi i carabinieri, forestale. C'è l'esempio nella fossa olimpica delle fiamme azzurre, non lo dimentichiamo, il numero uno Giovanni Pelliello. Un bel primo piano di tazza. E ovviamente anche non possiamo dimenticare Esercito, chiaramente. Non a caso Chiara Kainer, la campionessa olimpica dell'Esercito, Diana Bacosi che ha preso il bronzo e dell'Esercito. È attento ma anche tensione, ragazzo. Bravo anche lui sul mark, è stato molto attento, l'ha aspettato fino alla fine. Guarda, c'è l'arbitro Sergio Bonifacio con questa trombetta in mano, se ce lo inquadrano, no? È anche simpatico vederle, perché credo che poi sentirsi strombazzare, no? Sergio Bonifaccia. Sergio Bonifaccio, eccolo qui, eccolo, con la trombetta, ecco la trombetta. Più puntuale. Sergio Bonifaccia. In altri campi ci sono degli avvisatori acustici elettronici, o meglio elettrici. Qui c'è una trombetta. Quando squilla vuol dire che lo zero è certezza. Poi per quanto riguarda lo statino, e cioè chi tiene il punteggio, eccolo qui, chiamato prontamente alla regia, Alfredo Telese, quindi alla lavagna Gino Pellegrini. Questo è un no berdece, quindi si ripete il lancio, è uscito solo un piattello anche. Allora, mentre il giurì è Marco Nesta. Io ho visto 1-0, l'ho visto. 1-0 solo? Sì, sembrava io ho visto, un doppio 0. No, io ho visto 1-0 che dovrebbe essere il marco. Parliamo di Carrara. Sì, che è al secondo 0, quindi. Adesso il doppietto, parte prima il marco. Il piattello di destra, l'assegno. Questo è un altro 0, secondo me. E anche secondo il giudice, quindi 3 errori su 15... piattelli. Ci dispiace, la sensazione è che Carrara si sia in un certo senso, in un certo modo accontentato di essere qui in questa finale. Non poteva fare molto di più. Se così fosse ce ne dispiacerebbe molto. Però non poteva fare molto di più, è normale, Davide. Cioè, non ha, ecco, questo è uno zero secondo me. Sì. Senti la trombetta, eh? E io la sento, dovrebbero sentirla anche i nostri telespettatori, penso che giunga anche a casa questa. Io in pedana uno che mi fa la trombetta così, non so come reagirei. Per questo motivo non sei in pedana, ma sei dietro un tavolino. Allora, a segno del doppietto. Ecco lo sguardo intanto di Carrara, che rammaricato si sta domandando dov'è l'errore, dove sta sbagliando. Ha fatto molto bene, ricordiamo, 119, soprattutto vincere lo spareggio con Michele Bertossi non è stato facile. Io sono attento oggi molto a Cristian Euterio, un tiratore che
ho stimato moltissimo, a cui sono stato molto affezionato, a cui non risparmio critiche perché gli servono soltanto, si è perso, lui ha grande qualità, oggi per lui è un'occasione importante di grande ribalta. Vediamo come si comporta. Vediamo, adesso... È vero, Cristian Eleuterio, ricordiamo, è di Cisterna di Latina, fa parte dell'esercito, 28 anni, una decina di anni fa ha collezionato davvero degli ottimi risultati, sia da juniores che da elite, poi si è smarrito. Ma spesso... Però prima della finale ci ha assicurato, sì, ma adesso torno. Ma vediamo se è una promessa da marinaio, vediamo. Sta sparando benissimo finora. Come vedete è sotto la tettoia, ha gli occhiali sulla visiera del cappello. Sai, per lui questo è veramente un banco di prova importante, sta sparando benissimo, nessuno la metta vuol dire colpire leggermente, no, di striscio, siamo... i piattelli, nel cuore del piattello, significa che è centrato e motivato. E siamo in quarta pedana, lo ricordiamo, la quarta pedana è una pedana lunga, difficile, ostica, molto lontana dalla linea dei piattelli. Quindi per questo particolarmente temuta da tutti gli skittisti. Molto motivato anche Lucchini, che probabilmente non ha rispettato tutte le premesse iniziali, perché lui si parlava come di uno straordinario fuori classe, però bisogna anche dire, dargli ragione, che poi alla fine lui sta facendo benissimo, soprattutto in questa finale di stagione, per cercare anche di convincere in maniera diversa il CT. I grandi baffi di Gino Pellegrini. Prego Sabatino, vai. E a segno, no? Diciamo che ha avuto un attimino un po' così di sbandamento Lucchini, però si è ripresa alla grande, sta Alfredo cercando di fare Telese. Quello che lui può fare, cioè di sparare alla grande. Adesso Moscariello in quarta. Un attimo di pausa, riapre il fucile. Sono dei piccoli tic, fatto comunque di tossire. Alza il braccio, abbiamo visto una fumata, probabilmente è stato un no bird, no, tutto regolare, tutto forse regolare. Temeva di non aver preso colpito il piattello. Ah no. Invece anche il Mark va in porto, adesso i due doppietti, 6 piattelli in totale in un'unica pedana. Davide, Lucchini ha rotto a 122 come Moscariello, è chiaro che ha un fardello, perché se l'altro avesse rotto, no, sei più tranquillo. Non puoi permettere assolutamente di sbagliare, allora dice aggredisco il piattello, lo porto fino alla fine. Sai, sono. Se ti fai problemi mentali così, alla fine non arrivi da nessuna parte. Vediamo, intanto lui finora è stato immacolato. Intanto strozzature esterne sul vivo di volata delle canne di Moscariello che va a segno. 15 su 15 anche lui come Lucchini, tutte e due avevano 122 e adesso Tazza che... Potrebbe essere il testa a testa, vediamo se Giancarlo Tazza vuol far parte di questo terzetto fino in fondo. In questo caso assisteremo a un lunghissimo spareggio. Guarda, anche lui ha una tensione ancora più, perché dice, non è che uno che non è passato indenne, eccetera, anche gli altri due. Quindi per lui è ancora più difficile in questo caso sparare per ultimo. Si dice, è più facile sparare per primo o per secondo, dipende da quello che fanno chi è davanti a te. E comunque in questa finale possiamo dire che è proprio Valerio Lucchini il più titolato, il più medagliato dei sei finalisti. Sicuramente sì, chi ha più esperienza internazionale, chi fondamentalmente ha i crismi per essere davvero un tiratore eccellente, e per lui mai dire mai, è nella condizione, nell'età in cui il grande salto di qualità che tutti si aspettano in Italia lo potrebbe fare da un minuto all'altro. Grande freddezza abbiamo notato in questa circostanza per Giancarlo Tazza. Vedi, anche questo campionato italiano, chiaramente per il prossimo anno, vicino a Lodde e a Falco, che sono i due predestinati, manca il terzo. Chi appoggiare, chi mettere il terzo? Fondamentale queste gare, qui c'è l'errore secondo me. Sì. Eccolo qui, c'è l'errore sul pull, vedi, e la tensione. Perde contatto Tazza. Ed è... raggiunto da Eleuteri, quindi al terzo posto Cristian Eleuteri e Giancarlo Tazza, una chance importante per Eleuteri, vediamo se sa approfittarne. Siamo...
Peugeot 508 con formula all inclusive. Vieni a provarla. Sono Alex Schwarzer, campione olimpico di marcia. Quando non mi alleno, vivo qui in Alto Adige, in mezzo alle montagne. E tra i pascoli mi prendo cura del mio latte. E quando al pomeriggio ho bisogno di fare una pausa, con mio fratello mangio Kinder Pinguì. Lo scelgo non solo perché è fresco, ma perché è fatto con latte fresco. E io di latte ne capisco. E anche di cioccolato. Kinder Pinguì. Latte fresco e cioccolato per una freschezza che rigenera. Kinder Pinguì. La pausa che rinfresca. Sette mesi per un campionato da vivere, tutto d'un fiato, su Rai Sport 1. Il grande spettacolo a colpi di palla è questa sera dalle 20:30 su Rai Sport 1. Dominare il ring, violare la rete, rispettare l'avversario per metterlo KO. Venerdì sera la voglia di vincere accende lo spettacolo su Rai Sport 1. Dalle 20:30, 40 minuti di controlli millimetrici e tanti gol, con la diretta della partita di calcio a 5 Luparense-Venezia. E a seguire suona il gong delle emozioni con l'incontro di box Lovaglio-Rossitto, solo su Rai Sport 1. In quinta pedana adesso, e Carrara ha avuto molto tempo, perché è stato il primo a sparare, ha avuto davvero molto tempo per... Intanto rivediamo Tazza. Molto tempo per cercare di capire l'origine di quegli errori che lo hanno trascinato molto in fondo. Qui un altro errore, questo è il quarto. Stavolta sul pull. Davide è normale, è demotivato, cioè ormai dal sesto poteva fare il quinto posto, ma non era, ma poi anche complicatissimo, insomma. Ma... Qui c'è un errore? No. Andrea Filippetti di Nazzano, in provincia di Roma, anche lui fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro, allenato da Pesco Solido, che è proprio il coach del Fiamme Oro, 35 anni, bronzo in Coppa del Mondo a Pechino nel 2008. Questo Marco è un po' ballerino oggi però, questi piattelli che si girano quasi, ho l'impressione che sia un po' lento questo Marco. Poco prima dell'avvio di questa finale... I giudici hanno provveduto a testare la macchina del Mark, che sparava un po' troppo bassa i piattelli. Poi è stata registrata, regolata. Adesso Sabatino Durante ha osservato qualche imperfezione. Lento, è lento, un po' lento. È un po' lento, sì. Il pull è, a vista d'occhio è più rapido. Eleuteri supera. Adesso Valerio Lucchini. Eleuteri si è rifatto sotto sia a Lucchini che a Tazza, o meglio che a... Tazza, sì. Cioè, lui ha rotto, Tazza deve ancora rompere. Chiamo Scariello, anzi. Sì, chiaramente sono a un piattellino, cioè ipoteticamente in testa c'è Lucchini e Moscariello, ipoteticamente, adesso vediamo. Quindi a posto, lui passa, c'è un piattellino, in testa c'è Lucchini. Lucchini che si è presentato in queste pedane di Montecatini Terme è ancora più asciutto fisicamente. Ma non è mai stato un problema... problema fisico per Lucchini, un po' per tutti gli schittisti, bisogna dire, almeno i nostri. Moscariello è arrivato un po' in ritardo su questo piattello, non vorrei che ci fosse un attimino di braccino, è arrivato un po' in ritardo sul Mark, lo ha rotto una semilametra, vediamo, diciamo adesso così. Mark e pull assegna, è stato bravissimo. Quindi in testa Lucchini e Moscariello, dietro c'è Eleuteri e se dovesse rompere i tre piattelli Giancarlo Tazza, però è chiaro che la tensione per Tazza, che ha sbagliato, che si è visto raggiungere da Lucchini, aumenta sempre di più. Eccolo qui. Adesso due cartucce. 26 grammi di pallini. Abbiamo già parlato nel 24. Perché vogliamo dare 2 grammi in più. 26 il peso dell'anima. Secondo della tua anima o della un mia? Un vecchio film. Per quanto riguarda la questo il diametro zero, poi dei pallini, zero. Sì, è vero, è un altro zero, confermato anche dal giudice. Per quanto riguarda, questo è veramente, sembra un dipinto, sono le cartucce che poi ovviamente verranno raccolte. Davide, voglio vedere adesso Eleuteri, dopo, perché è uno che si accontenta. Siamo in sesta pedana con Carrara. No, voglio vederlo perché lui è uno che si accontenta
adesso è già passato in testa rispetto a Tazza per il terzo posto. Vediamo se si è contento o continua ancora a sparare con grande intensità. La sesta pedana d'orgoglio per Carrara, adesso eccolo qui, Filippetti. 35 anni. 0 sul Marche, però no, senza nessun però. Ci era sembrato che per un istante potesse cambiare l'idea del giudice. Esatto, invece no. Vediamo Eleuteri. Lui queste cadute ultimamente ce l'ha avuto, cioè la perdita di intensità. Adesso lui è tranquillo, è al terzo posto. No, vediamo se è così tranquillo da lasciarsi perdere l'occasione. Eccolo. Chiamata frettolosa, chiamata. Eccolo qui. Frettolosa. Eccolo qui. Sarò porto sfiga. No, credo che di capire molto di questo sport. Eccolo qua, vedi? Appena lui si riconcentra, dimostra di essere un grande tiratore, ma la demotivazione psicologica, la cattiva gestione dello stato psicologico lo porta a fare degli errori. No bird. Comunque Lucchini ci è andato e quindi i giudici praticamente convalidano. C'è un Lo hanno fatto ripetere. Comunque era riuscito, nonostante il piattello avesse cozzato contro la lamiera della bocca d'uscita, una traiettoria diversa, lui ci è andato lo stesso. Vediamo se Moscariello riesce a tenersi in linea con Lucchini fino alla fine. Ragazzo con i piedi per terra. Angelo, bravo. Moscariello, appena 21 anni. Bravo col fucile comunque, grande leggerezza nel portarlo a segno, vediamo nel doppietto. Numero 23 in questo campionato italiano. Un 23 che a seconda delle zone porta fortuna. Eccolo qui. Quasi un'unica fumata. Sì, è stato bravo, guarda, ad anticipare molto il primo piattello, in questo caso il Marco. Oh, si è assicurato, tranquillo. No? Il pull, sì. La gestione giusta. Adesso vediamo Tazza, perché a questo punto lui potrebbe una grande di nuovo occasione, Tazza, certo, di impattare per il terzo posto con Lucchini. E sarei felice perché voglio vedere Lucchini in un eventuale spareggio che cosa combina. Lucchini, Eleuteri, scusa. Eleuteri. Prende tutto il tempo necessario. Bravo. E non si fa scappare la grande occasione di rifarsi sotto. E adesso siamo in settima e penultima pedana. Si ricomincia sempre con lo stesso ordine. Prima Carrara, poi sarà Filippetti, quindi Tazza. Qui è un doppietto. Parte prima il Marche, che è proprio lì vicino al fucile. Eccolo qui. Questo doppietto è difficile sbagliarlo. Lo si può sbagliare soprattutto quando il vento magari schiaccia, no? Il piattello entrante, quindi il piattello che viene da sinistra in questo caso, quindi il 7 ma di pull. Vento non ce n'è, non ce n'è, quindi oggi, certo, assente, c'è molta umidità, quasi il 90%. Il primo piattello, quello uscente, quello che è a fianco a te, lo sbagli soltanto se stai pensando a un'altra cosa. Ecco Eleuteri. Eccolo qui, questo è Eleuteri, stava pensando ad un'altra cosa. Sette Marche che se n'è andato e così sfuma anche la possibilità forse di questo podio, che avrebbe dato una bella boccata di ossigeno al tiratore di cisterna di Latina. Valerio Lucchini invece procede sicuro con grande autorità. Autorità che gli viene sia dal suo palmares migliore dei sei finalisti e anche dalle caratteristiche individuali pregevoli. Guarda, sai Moscariello che cosa, non molla. Sai che cosa mi fa piacere di Lucchini? Che Lodde ha vinto la carta olimpica, è il predestinato ad andare a Londra, però lui non molla. Sta facendo una grande risposta di orgoglio di questo ragazzo che io apprezzo in maniera totale.
commissario tecnico Francesco Fazzi ha detto un anno fa ai suoi uomini: chi prende la carta olimpica va all'Olimpiade. Sarà poi vero? Forse lo voleva dire per spronare, non lo so. Li ha comunque spronati tutti, perché c'è stata una rincorsa di rara bellezza verso questo primo traguardo, cioè il passaporto olimpico, che lo ricordiamo, l'atleta conquista per il proprio paese, poi sarà agli eventi e soprattutto il commissario tecnico decidere qual è la squadra migliore, però intanto servito. È servito. Tanto allora, 21, conclude Carrara in ottava 100, con 21. 40, 119, 120, 140 quindi, su 150 naturalmente. Allora Filippetti potrebbe chiudere con un 22, non sbaglierà Filippetti un calcio di rigore a porta vuota. E così è, ricordiamo le prime tre posizioni rapidamente. Alle prime tre posizioni c'è un eventuale spareggio fra Lucchini e Moscariello, Tazza è secondo, e terzo, e quarto e Eleuterio. Insomma, non facciamo i conti, no, prima che no, finisca. No, ma serviva comunque ricordare. Sì, ecco, 22 su 143 per Filippetti. Adesso potrebbe chiudere a 144. Eleuterio. A meno che non stia pensando ad altro, qui deve rompere. Bene, la finale femminile, Virginia Orlando è riuscita a sbagliare proprio l'ultimo piattello, quello che sta per tirare Cristian Eleuterio. Eccolo qua, 144. 144. Ma se lui si concentra è un grandissimo tiratore. Il problema, certo, è purtroppo a volte l'incapacità di essere sempre sul pezzo. Valerio Lucchini adesso. Dimostrato grande sicurezza per tutta la finale e anche adesso che è sulla linea di fossa olimpica. Intanto lui chiuderebbe con un 25, che dimostra molta determinazione di qualità morale e qualità tecnica. 147 è un punteggio di tutto rispetto. 147 livelli, su 150 anche a livello internazionale. A livello internazionale. Adesso Moscariello potrebbe fare altrettanto e sarebbe la consacrazione anche di un ragazzo di grandissima qualità e di grandissima prospettiva. Sparato tranquillo, sereno, tecnicamente. Caso si va allo spareggio. Si andrebbe allo spareggio. Il pull anticipato con molta tranquillità. Veramente quei 4 chili e rotti del fucile sembra non esserci, no? Guarda con che leggiadria, con che leggerezza. Eccolo qua, bravo. Quindi 147 anche per Angelo Moscariello, che andrà a spareggiare per il successo del tricolore con Valerio Lucchini. Adesso potrebbe esserci 145 due poliziotti. Quindi un piattello in più rispetto alle Eleuterio, che dovrebbe essere o meglio 4. Un carabiniere e un poliziotto. Quindi in questo caso 144 andrebbe con lo spareggio per il terzo e quarto posto, sì, con Eleuterio. Se fa 145 è medaglia di bronzo. Eccolo e così qua. È. Quindi il bronzo è l'unica medaglia certa che possiamo attribuire a Giancarlo Tazza. In questa circostanza ottima finale per lui e ottimo bronzo che va a fare bella figura al palmares, un palmares non ricchissimo, e questa è certamente la medaglia più importante da quando è elite. Adesso ci vorrà veramente qualche istante, pochissimi istanti, affinché, intanto ci vengono riproposti alcuni highlights, affinché Lucchini e Moscariello diano vita a questo spareggio quanto mai interessante. Secondo il nuovo regolamento introdotto proprio in questa stagione del count back, non c'è più lo spareggio per posizioni che vanno dalla quarta alla sesta, perché una volta assistevamo a delle finali seguite da spareggi per stabilire chi era quinto e poi chi era quarto e poi alla fine arrivava ovviamente lo spareggio per il podio. Con il count back vengono conteggiata la migliore serie cogliendo, diciamo, l'errore. L'ultimo errore, quindi se tra due contendenti l'errore fondamentale era stato commesso in settima, ovviamente passava questo che aveva commesso l'ultimo errore. Adesso con il count back si è eliminato praticamente
Molti spareggi lunghi e estenuanti per stabilire semplicemente un piazzamento. Cosa comunque diversa oggi, ovviamente oggi uno spareggio sapere il podio, conoscere solo, il podio. C'è solo per il primo e il secondo posto. È uno spareggio test. Oggi per il primo e il secondo posto, quindi sì, è uno spareggio importante. D'oro. È importante per le medaglie. Per me personalmente, che poi mi rifaccio solo ai dati della pedana ci o del campo. Ci sbilanciamo. No, Sabatino. Non mi sbilancio, non perché mi sbilancio no? Perché allora, in questo caso... Da una parte abbiamo l'esperienza di Valerio Luquini, dall'altra parte la grande voglia di vincere, la determinazione dimostrata per tutta la gara e soprattutto in questa finale da parte di Moscariello. Guarda, non conosco bene Moscariello, conosco bene Luchini, tecnicamente sono bravissimi tutti e due, forse ha un po' più di cattiveria Luchini, cattiveria agonistica. Quindi per te è Luchini? No, no, non mi sento assolutamente di fare, sono curioso di conoscere la tenuta psicologica di Moscariello. Perché è chiaro che le motivazioni sono soprattutto quelle di Luchini, ma sono anche quello che rischia di più. Vedi, lo zero intanto. Vedi? Zero sul marchio. Attenzione perché questo shoot-off, questo spareggio potrebbe concludersi qua. Io la pensavo in maniera differente, cioè che la tensione nervosa ricadesse soprattutto sulle spalle di Luchini, che si sente in dovere, essendo più esperto, di portarsi a casa questo titolo italiano. Ricordiamo, nessuno dei sei ha mai vinto un titolo italiano. Moscariello qua, ci riesce in questa circostanza e quindi non possiamo che essere felici quando un giovanissimo la spunta su un atleta più esperto. Non ce ne voglia ovviamente Valerio Luchini, al quale va oltre alla stima anche la simpatia personale, però è bello vedere un ventunenne che ricordiamo viene da una zona di grande tradizione per quanto riguarda lo skit, arrivare a disputare la sua prima finale importante e portare a casa un risultato che è al di là di ogni aspettativa. Un titolo italiano è sempre un titolo italiano e ci ha raggiunto all'istante proprio Angelo Moscariello, tempo di indossare la cuffia. Ecco Angelo, allora innanzitutto congratulazioni, complimenti. Stavamo giocando alle vostre spalle io e Sabatino Durante, con te, con Luchini. Io ho cercato di chiedere un pronostico a Sabatino che molto saggiamente la vecchia volpe ha rifiutato. Rifiutato perché non conosco bene lui, certo. Ed oggi è stato un test importante anche per me. Io conosco Luchini, la rabbia che lui ha in questo momento, e hai detto giustamente tu, forse questa rabbia, questa cattiveria di dimostrare, forse gli ha creato una tensione. Esatto. Non conosco lui, mentre l'ho lui, visto sparare, lui che... l'ho visto sparare, è una leggiadria incredibile, quel fucile non sembra pesare 4, però bisognava vedere se aveva cuore, e ha avuto cuore, ragazzi. Ha avuto cuore, ma soprattutto ha dimostrato di avere grande freddezza, determinazione. Non so se è una freddezza, una determinazione tipica di un giovane, tu hai 21 anni, che non ha nulla da perdere, anzi che in questa finale ha già conquistato un grande obiettivo. Certo. Non ti sei accontentato, raccontaci un po' come l'hai vissuta. Ma io non credevo mai di poter arrivare a questo punto, però sono stato da giugno a preparare questa gara facendo molta attività fisica e allenamenti intensi. Mi sono sacrificato e pensavo solo a questo obiettivo, però non credevo di poter arrivare così in alto, pensavo di essere competitivo ma non così diciamo forte tra virgolette. Un po' di buona fortuna c'è stata. Quante cartucce hai sparato in questa stagione? Ne ho sparate 11.000. Non sono tante. No, poche. Purtroppo. Ma di qualità, evidentemente. Di qualità, esatto. Purtroppo se non intervengono i gruppi sportivi ad aiutarci, le risorse economiche sono poche. Io lavoravo e andavo a sparare e mi sono sacrificato davvero tanto. E spero che intervenga dopo questa vittoria qualche gruppo che mi aiuti, insomma, dal punto di vista economico. Certo, tu quale gruppo sceglieresti? Ah, io adesso sto sparando con le Fiamme Oro come polizia, però sono solo tesserato, non sono ancora effettivo. Non sei ancora effettivo, quindi le Fiamme Oro ci stai bene e vorresti rimanerci. Certo, certo, un bel gruppo. Ecco, e quindi al di là di questo appello, adesso questo titolo italiano ti cambierà un po' la carriera, soprattutto molti metteranno, ti guarderanno con... fare queste cose, appunto. Tu sei diplomato, se non sbaglio, sì, perito elettronico? Sì. Oh, perito elettronico. Sono diplomato con 100. Con 100, quindi complimenti, ma come vedi il tuo futuro agonistico o lavorativo, se vogliamo?
Io spero, io sogno di fare la vita dell'atleta, di fare, insomma, di intraprendere la carriera del nostro grandegno Falco, che è impossibile raggiungere quei livelli, però cercherò di... Perché ti poni dei limiti? Perché dici che è impossibile? Lui è Agno è uno, ce ne sono due, come un Maradona. Spero di poter arrivare in alto, insomma, quanto più posso, mi darò da fare in questo, da qui andare avanti, insomma. Senti, c'è qualcuno in particolare che ha contribuito a questo risultato? Certo, allora innanzitutto i miei genitori. Sì. Cosa fanno i tuoi genitori? Hanno un ristorante, hanno una loro attività e mi hanno aiutato economicamente e anche emotivamente. Però devo ringraziare anche soprattutto il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, il responsabile Pierluigi Pescosolido che mi è stato vicino. Il coach di tutte le Fiamme Oro, sì. Sì, tutta la squadra delle Fiamme Oro che mi è stata vicina e mi ha aiutato a crescere. Ecco, e in ultimo, come nasce questa passione per il tiro al piattello? Caccia, ogni tanto andavo a sparare allo schizzo, io da piccolino lo vedevo, allora un giorno gli dissi posso provare a sparare, iniziavo a tirare i primi colpi e colpivo i piattelli e rimaneva meravigliato, allora disse ti faccio provare con un istruttore e piano piano da lì è nata questa passione. A che età hai iniziato? 12 anni. 12 anni. E quindi soltanto da 3 anni tu puoi portare in giro il tuo fucile, perché prima ovviamente eri minorenne. Certo, prima ero minorenne, ero sempre accompagnato da qualcun altro. Senti, adesso la tua stagione è finita, immagino. Sì, sì. Però come hai già impostato il periodo di preparazione alla stagione successiva? Questo è ancora da vedere. Sempre per il motivo del gruppo sportivo, sì, dei finanziamenti, certo, dei soldi, eccetera. Questa vittoria, insomma, è stata preparata, sì, ma è quasi inaspettata, è stata, insomma. Non pensavo di arrivare a tanto. Adesso vedremo, faremo un programma di allenamento per la stagione successiva. Va bene, come festeggi? Non lo so, da vedere. Non ci hai ancora pensato. No, però non ci ho pensato. D'accordo, allora ti ringraziamo Angelo. Grazie. Angelo Moscariello, nuovo campione italiano di skit. Il tiro al piattello si rinnova, no? Le nuove generazioni vengono avanti, cominciano anche a vincere gare importanti. Ovviamente... Poi se hanno un modello davanti come Ennio Falco, possiamo stare solo tranquilli. Esattamente, esattamente. Ebbene, allora vi ringraziamo per averci seguito. Ricordiamo che l'ultimo appuntamento della stagione 2010-2011 per quanto riguarda il piattello sono le finali di Coppa del Mondo, quindi non mancate. Poi dopo si chiude davvero il palcoscenico di questo sport stupendo. Grazie a voi tutti, grazie a Sabatino Durante per il commento tecnico alla linea allo studio.